In questo video. Ah, ma cosa c'è di più bello che andare in bicicletta? Ah, ma fa bene al fisico. La bicicletta non inquina. Bisogna che mi trovo un'idea. Un'idea che possa risolvermi il problema. E forse, forse ce l'ho. Pazzesco, pazzesco. Se fossi in te, seguirei questo video con molto interesse. E nel frattempo, se non sei iscritto al canale, fallo. È un gesto che fa sempre piacere. Ma adesso non perdiamo altro tempo. Risolviamo il problema di questo minchia di porta bici. Ok amici, il monopattino è fuori dalla scatola. Beh, non c'è molto da montare se non il manubrio e attaccare un piccolo connettore per la corrente. Vuoi andare a fare un giro in monopattino? Secondo me non ci stai. Nella scatola troviamo le istruzioni e la garanzia. Il suo alimentatore per caricare la batteria del monopattino. Qui dentro ci abbiamo l'attacco per gonfiare le gomme. E qui tutte le varie viti per l'attacco del manubrio. E qui abbiamo un pezzo di carta. Canestro! Come potete vedere adesso il manubrio è attaccato alla sua asta. Quello che vedete sono i due buchi filettati dove avviteremo le viti con la brugola in dotazione. E ora stiamo caricando il monopattino. Spia rossa vuol dire che l'alimentatore sta caricando la batteria tramite il suo connettore a prova di acqua. Ora aspetteremo circa 7 ore per la ricarica della batteria e il pianale ha un pratico pannetto corrugato per avere più presa con i piedi. Colorate e ce ne sono più di una. Così se si usura quella originale abbiamo sempre un'etichetta di ricambio. Figo! Come sono fighe anche queste scelte estetiche di un piccolo spoiler nero lucido proprio sul frontale. Come vedete, il monopattino non presenta le pinze esterne alla ruota, il che lo rende esteticamente molto carino. Se poi uno volesse invece questa versione con i freni a disco sia davanti che di dietro, beh, c'è la versione KQI Free, se si dice così in inglese. Se non si dice così in inglese, si dirà KQI3, molto più semplicemente. Soliti catarin frangenti posteriori, anteriori e laterali, un bel faro LED che magari alla sera proveremo a vedere quanta luce fa. Si è chiusa la porta. Porca puttana, che paura. Al buio in penombra il display si vede da Dio. In realtà col sole si vede un po' meno, ma non così tragico come l'ha definito Galeazzi. Tra l'altro la versione è quella maggiorata. Vi dico la verità, sotto al sole il display sono riuscito a vederlo senza grossi problemi. Comunque sia, si tratta poi solo di un riflesso. In definitiva è l'unico particolare che, beh, è migliorabile. Vedete che il LED non dà fastidio frontalmente, c'è un bel taglio, ok, che evita di abbagliare chi è di fronte a voi. Contate che adesso in questo momento non c'è buio del tutto, eh? Abbiamo questo faretto LED che sta veramente dando del filo da torcere, ma nonostante tutto la luce la vediamo. Guardate, con la luce del sole il faretto si vede lo stesso. Lo si disattiva sempre schiacciando due volte il pulsante. È il freno e luce posteriore notturno. Il segno distintivo di questo New è questa luce che è rotonda come tutti gli scooter elettrici di New. Fateci caso, andate nel loro sito e vedete che c'è questo stile che lo rendono inconfondibile con gli altri fratelli elettrici. Una grossa differenza, ad esempio, è l'impatto estetico legato anche all'utilizzo dei cavi esterni. Allora,
tutte e due hanno il freno che ovviamente entra all'interno del telaio del manubrio. Qui è appena un po' più nascosto, a dir la verità, è fatto anche un po' meglio, ma la vera differenza la si vede qua. Come potete vedere, qui nell'anteriore si vedono i vari cavi di corrente al motore e i cavi che strabordano e vanno nel telaio anche per andare al freno a disco in quello che riguarda il Xiaomi. In questo caso New invece lavora completamente in maniera diversa, non ci sono cavi, non si vede assolutamente niente, né davanti né di dietro. Una volta attivata l'applicazione, facciamo la registrazione tramite SMS o email, possiamo vedere tutte le varie informazioni del nostro monopattino e da questo pulsante possiamo bloccare e sbloccare il nostro monopattino. Andando qui poi sulle varie opzioni abbiamo il recupero energetico, che è veramente una figata, che io l'ho impostato sul forte in modo da ricaricare le batterie in decelerazione. Abbiamo poi anche l'opzione blocco rapido per bloccare il monopattino senza l'uso dell'applicazione. Il cruise control per tenere sempre attivo il gas e si attiva dopo 5 secondi di velocità stabile. L'attivazione poi automatica del cruise control avviene tramite un promemoria acustico emesso dal monopattino. La modalità personalizzata è l'impostazione manuale della velocità. Ma la vera figata di questa applicazione è il concentrato GPS, che vi fa vedere tutte le informazioni davanti al cellulare, cosa che può essere molto interessante se il cellulare viene applicato al manubrio del vostro monopattino. E da qua si può vedere qualsiasi cosa: tempi di guida, velocità, media e soprattutto l'autonomia. Iniziando poi la corsa si avviano anche le statistiche di guida e, scorrendo verso destra, si termina in sostanza il giro. Molto belli i dettagli frontali, con sicuramente dei materiali di ottima fattura, ottima qualità e soprattutto belli robusti. Anche il design di questo monopattino non è per niente male. La leva del gas è veramente sensibile. Che dire poi della doppia chiusura di sicurezza? Abbiamo il gancio per evitare che questa si possa aprire accidentalmente dopo una caduta. Abbiamo comunque un'altra sicurezza interna che evita appunto che si sganci il manubrio in corsa. Facendo questa operazione il monopattino si aggancia, dopodiché siamo pronti per portarcelo via. Sganciarlo è semplicissimo, basta schiacciare questo pulsante e tirare sul manubrio. Con questa operazione il primo si aggancia e il secondo, con la sicurezza, rende il monopattino praticamente sicuro e pronto per partire. E quindi noi partiamo. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, pazzesco. Ma io... sto andando veramente a cannone, 25 all'ora, velocità massima. In realtà in Italia non si può andare oltre, quindi 20 km orari e non di più. Grande tenuta di strada, ha una certa agilità. Ovviamente stiamo parlando con uno che non è mai stato un esperto di monopattini, non c'è mai salito, però mi è piaciuto subito tantissimo il concetto del monopattino, di poterlo caricare con l'energia elettrica, magari sfruttare appunto l'energia del camper. Il metodo poi tra l'altro utilizzato da New su questo prodotto è eccezionale, perché vedo che il telaio e soprattutto la robustezza nell'adoperarlo, insomma l'idea di fondo che ti dà è quella di essere un monopattino bello piantato per terra e che è adatto proprio per chi magari non è esperto nel guidarlo. Perché ho scelto New? New l'ho scelta perché, guardando sui siti americani e guardando soprattutto le recensioni di YouTube, ho notato che è molto famoso e molto molto apprezzato soprattutto negli Stati Uniti. È famosa in tutto il globo, parliamo di America, Asia, anche Europa in questo caso. Infatti la scelta che ho fatto io è stata quella di prendere un monopattino molto più robusto e molto più agile rispetto a quello che può essere Xiaomi. No, beh, ma va fortissimo, è una figata pazzesca. Qua la strada è veramente disconnessa. Oh, però tiene bene. Tra l'altro sono anche in pendenza adesso, quindi tipo un 6-7% di salita e 25 all'ora, non ci molla per un cazzo. Fantastico. Io ad esempio sto provando da un po' di giorni lo Xiaomi di Valentina e c'è una differenza abissale, sia in prestazioni, sia in riprese, soprattutto in salita. Vi dico la verità, amici, non mi sarei mai aspettato di divertirmi così tanto con un canchero del genere. E pensare che fino a qualche mese fa prendevo anche in giro chi andava in monopattino. Tornassi indietro, mi darei uno scoppellotto dietro al coppino. Ok amici, ora è giunto il momento di spiegarvi perché ho scelto di abbandonare definitivamente il portabici e quindi anche di caricare le graziele con la quale ho girato per tanti anni proprio con il mio van. Scomodo, mi è sempre stato sulle palle. Beh, vi dico la verità, mi sono rotto i coglioni
di farmi rubare la roba. Ho deciso di mettere dentro i monopattini all'interno del van piuttosto che lasciare fuori in bella vista appunto due biciclette che magari si volatilizzano in pochi secondi. Anche se ci si mettono catene, lucchetti, sapete che purtroppo vale poco. Poi c'era anche un altro problema, un problema abbastanza serio, legato alla ruggine che si stava formando nel portellone e alla piega che il portellone stava subendo, purtroppo a causa del peso delle biciclette e delle varie sollecitazioni che questo peso poteva creare al portellone, e si è addirittura piegata la lamiera. Fateci caso, se avete i portabici e ci caricate molto peso, guardate cosa succede. Succede che si piega addirittura la carrozzeria, che si piega addirittura il portellone posteriore, quindi si deteriora anche la carrozzeria. Tra l'altro si arrugginisce anche, guardate. Quindi attenzione amici, date un'occhiata anche al vostro portabici, perché probabilmente con il tempo può fare la stessa identica cosa. Così ho anche la possibilità di aprire il secondo finestrino nel posteriore per arieggiare il locale. Contando che questo portabici poi è anche scomodo perché non mi permette di aprire questo finestrone, che in estate si sa, arieggiare il locale non è mai una cattiva idea, soprattutto quando c'è un caldo fotonico, che non è poco d'estate, soprattutto quando si è in vacanza. Poi lo so che ci sarà il malizioso che dirà: ah beh, tanto poi ti spaccano il finestrino e ti rubano lo stesso la roba. Ho capito raga, però se dobbiamo andare in vacanza con quest'ansia qui è meglio stare a casa. Piuttosto lascio il camper in un campeggio e cercherò di usare un po' di testa. Certo è che lasciare comunque le biciclette in bella vista sul posteriore non è mai un bel lavoro, e soprattutto hai sempre comunque il problema costante che te le possano rubare da un momento all'altro senza toccarti il camper. Diciamo ben la verità, adesso chi è che non ha un inverter nel proprio camper, proprio per poter caricare questo tipo di veicolo, o addirittura, perché no, caricarne anche due, evitando così di fare l'errore comune molto grave di salire in due su un monopattino, che è assolutamente vietato. Ma tornando a un discorso di energia, se ci pensate amici, la maggior parte dei veicoli che ci sono adesso sono dotati sia di inverter che di pannelli solari, e se è dotato poi di un pannello solare il nostro veicolo, sappiamo che nel frattempo che carichiamo i monopattini non si scarica la batteria dei servizi. Insomma, in sostanza, una vera figata. Poi so già che ci sono gli amanti delle biciclette che diranno: ah, ma cosa c'è di più bello che andare in bicicletta? Ah, ma fa bene al fisico, la bicicletta non inquina. Ok, voi amanti delle biciclette continuate a usare le vostre biciclette, io che sono un pigro di me non ho voglia di sudare e dico finalmente addio ai pedali. Direi di averla toccata pianino. E adesso facciamo la prova di stivaggio. E qui abbiamo il buco dove infilarlo. Ci starà? O avrò fatto male i calcoli e quindi sono un pirla? Mi sa che lo scopriremo molto presto. Mannaggia la miseria, ha funzionato. Sono molto eccitato, sono molto contento del mio acquisto. E che qui dentro, in questo vano, ce ne possono stare addirittura, secondo me, fino a tre. Missione compiuta. E quindi amici, se siete interessati eventualmente all'acquisto di questo monopattino e se vi ha convinto, eventualmente potete acquistarlo. Sotto in descrizione a questo video ho lasciato un link con un coupon per l'acquisto, dove c'è un piccolo sconto solo per voi che siete iscritti a Sbragliandosi Imparo. Insomma, non stiamo parlando degli ultimi arrivati, contando che quelli di New sono costruttori da sempre di motorini scooter elettrici e che portano più o meno lo stesso stile, lo stesso design che abbiamo visto anche in questo monopattino. La loro esperienza l'hanno trasferita tutta qua. Ovviamente questo non è un monopattino low cost e non vuole neanche esserlo. Beh, tra l'altro, su quello che si basa la mia esperienza di monopattini, che praticamente è a zero. Ma se anche in verità non sono esperto di monopattini, vi posso garantire che sono esperto comunque del divertimento. E se vi posso dare un consiglio, beh, insomma, se fossi camperista valuterei attentamente il fatto di dovermi caricare tutte volte delle biciclette scomode e troppo in bella vista per i ladri. E quindi amici, se vi è piaciuto questo video, beh, insomma, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, un gesto che fa sempre molto piacere. Presto arriverà anche magari una grande sfidona tra questo new KQi2 e lo Xiaomi di Valentina. Beh, io il verdetto comunque credo già di saperlo. Ciao a tutti!